Università Carlo Bo, Urbino. Sono circa 40 gli studenti dell'Università degli Studi di Urbino che sono coinvolti nelle produzioni di URCA, Urbino Radio Campus, la radio d'Ateneo che si ascolta via web in tutto il mondo. Qui con me c'è Fabrizio Alla, responsabile della radio, e naturalmente dal 2007 proponete i vostri programmi, proponete tante novità, ma ce ne sono di importanti anche per il prossimo periodo. Siete coinvolti in un progetto molto importante. Raccontiamo quali sono appunto gli aggiornamenti del vostro lavoro. Sì, URCA fa parte da circa 6 mesi di YouStation. YouStation è un aggregatore di web radio e web TV universitarie che ci dà la possibilità di condividere i nostri prodotti sul web, sul sito youstation.it. YouStation ci ha dato la possibilità anche di girare un format televisivo sulla 7, chiamato Universication, un docu-reality che appunto documentava il nostro lavoro qui in radio. Prossimamente, come è l'appuntamento oramai consueto dal 2007, proporrete a marzo la vostra festa annuale. Ci saranno tanti contenuti importanti per farvi conoscere ancora di più. Sì, sarà l'happening, l'URCA Happening 2010, il 20 e il 21 marzo. Il primo giorno, il 20, sarà dedicato agli incontri e ai seminari, dove parteciperanno importanti esperti del mondo della comunicazione. E vedremo come è cambiato appunto il modo di concepire l'informazione dall'etere al web. Questa nuova tecnologia che ci permette di ascoltare la radio in tutto il mondo. C'è proprio questa differenza tra l'FM e il web. L'FM ha questo grande limite della territorialità, mentre la web radio può essere ascoltata in tutto il mondo. Tant'è vero che gli studenti che hanno conosciuto la città di Urbino o che sono studenti urbinati magari all'estero continuano a seguirvi, vi contattano. Sì, ci contattano, rimangono aggiornati con il mondo universitario urbinate tramite il nostro sito, e questa è sicuramente una gran bella cosa. La vostra programmazione 24 ore su 24 è molto incentrata sulla parte giornalistica. Vi occupate di notizie del mondo locale ma anche a carattere nazionale ed internazionale. Sì, la nostra web radio è una testata giornalistica iscritta appunto al Tribunale di Urbino ed è formata esclusivamente da giornalisti alla prima mano, ovvero studenti universitari. URCA News produce ogni giorno, da lunedì al venerdì, due giornali radio, il primo della mattina e il secondo l'aggiornamento del pomeriggio, che vanno in onda ogni ora. Noi abbiamo anche il giornale radio in lingua greca, visto la grande comunità di studenti provenienti dalla Grecia qui a Urbino, e c'è la nostra Fani che appunto produce il GR di 2 minuti. E poi c'è tanta musica, come ogni radio che si rispetti. Sì, c'è tanta musica. Noi cerchiamo di dare spazio soprattutto a band emergenti e provenienti da etichette indipendenti, appunto, proprio perché non riescono a trovare spazio nei grandi network nazionali, soprattutto commerciali, che devono seguire comunque alcuni aspetti e non riescono a dare proprio spazio a queste band. E per questo ci siamo noi. Per la parte dell'intrattenimento invece ci sono, e non solo intrattenimento, anche parte molto seria, inchieste dedicate alla tutela degli studenti, ma anche talk show e piccoli sketch. Come riuscite a farli? Ci sono dei piccoli talenti? Beh, fondamentalmente non sono sempre studenti universitari che si cimentano qui in radio e improvvisano, e diciamo gli riesce anche bene. Per quanto riguarda appunto, come abbiamo detto, l'inchiesta, cerchiamo di far emergere le problematiche. Ad esempio, non so, mi viene in mente un'inchiesta di qualche tempo fa sugli affitti, e cerchiamo appunto di far sapere agli studenti urbinati le cose che vanno e che non vanno nella nostra città. Forse uno dei pochi problemi che ha Radio URCA è quello della sede, magari un cambiamento, un trasferimento che voi avete anche sollecitato sarebbe augurabile. Sì, speriamo, perché il nostro è un progetto in continua evoluzione e ora ci troviamo qui ai collegi del Tridente, ma speriamo
che le istituzioni a partire dall'ERSU riescano a trovarci una nuova sede soprattutto più confortevole. Allora, ricordiamo dove e come si fa ad ascoltarvi, basta collegarsi al vostro sito. Sì, per ascoltare URC Urbino Radio Campus bisogna solo accendere il computer e collegarsi su www.radio-campus.it. Volevo lanciare anche un piccolo appello a tutti gli studenti urbinati che ci stanno ascoltando. Se volete anche voi partecipare ad URC, basta inviare una semplice email a webradio@uniurb.it e entrare a far parte di questo gruppo. Ed è sicuramente una bellissima esperienza, soprattutto formativa. Excuse me, hombre. Urca. Guayo, Arabi del Rey.